metti la cintura, non sa mai. Pensavo di averlo. Perché l'altra volta l'avevo anche messo, ma nonostante ciò è sono volata fuori lo stesso. Hai visto quel pazzo col furgone del... Sì. Siamo arrivati, ecco la villa del direttore. Sera. Ciao, ciao. Salve. Ciao, mettete pure la macchina in fondo a sinistra del parcheggio. Delle va gradi. Bene. Va bene. Chi era? Non ci posso. Eccoci qui. No, il proprietario di casa adesso arrivo. Benissimo, benissimo, aspettiamo. Ciao. Salve. È la prima volta che la vedo qui. Ma anch'io, l'ho mai vista. Mi chiamo Nora, piacere. Ah, piacere, io sono Alba. Bene, Alba. Tra poco dovrebbe iniziare la festa e arrivare altra gente. Il proprietario, ripeto, è in casa, se volete raggiungerlo. Ah, vogliamo andare a raggiungerlo. Ok, allora lo raggiungiamo, allora. Come partigiamo? Ok, grazie Nora. Ciao, dopo. Niente, a dopo, ciao ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ma, vabbè, si usa. Che casa stupenda. Saranno giù. Ma che bella sta casa, che bei colori. Beh, si vede, il direttore non ha badato a spesa. Si vede che c'ha buon gusto e anche soldi. Guarda che strane cose che c'ha. Esatto, guarda. Scendiamo giù. Si capisce più niente. Scusami, ma sei più... Per l'elicottero... Per l'elicottero dovete andare su sul tetto. Si parla di elicotteri qui. Casino sta succedendo. Buonasera. Yeah. Buonasera. Come sta? No, salve. Bene. Meno male. Volevo salutarla prima di andare al tequila. Ah, eccoli là. Eccoli là. Stavano facendo il tour della casa. Lo sono. Buonasera anche lei, eh. Buonasera. Alba, andiamo, sono di là. Non ci sto capendo niente. Ascolti, direttore. Mi dica tutto. Noi abbiamo una questione da sottoporre, nel senso che l'altra sera Alba è andata al Vanilla a prendersi qualcosa da bere. Poi però si è sentita male. E chiaramente perché, infatti noi subito siamo intervenuti, abbiamo fatto una perquisizione, abbiamo trovato della marijuana e l'abbiamo sequestrata, gli hanno messo qualcosa nel bicchiere, lei ovviamente ha ricordi confusi e quant'altro. Sì. Adesso noi vorremmo, insomma, lei faccia delle analisi, insomma, anche con nei capelli, per trovare qualcosa in modo tale da poterci muovere in questo senso e anche lei poter esporgere denuncia alla polizia. Sì, Alba, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo delle prove concrete, perché naturalmente i fratelli negano, ma sono stati loro a servirmi il bicchiere. Ok, bene. Probabilmente. È possibile fare qualcosa anche dopo un po' di giorni? Beh, sicuramente l'analisi del capello può portare sicuramente a dei dati certi, ok? Anche nel lungo periodo. Quindi adesso, se non le dispiace, le strappo... Sì. Un paio di capelli, se vabbè, posso, se possibile. Finché sono un paio, va bene. Non vorrei rovinargli la conciatura perché... Sì, no, vabbè, basta che non ci siano tagli netti. Allora, facciamo così. Vieni qua. Ok, ha dubbi sui fratelli Blaze? Sì. Ma sicuramente sono stati loro, altro che dubbi. Me l'ha servito Asso, il signor Asso, il bicchiere, me l'ha versato lui. Sì. Ok. Una decina. Adesso non erano due. Inserisco dentro una bustina che c'ho qua in tasca. Tanto non si contamina nulla, insomma. Ok, perfetto. Appena qualsiasi notizia ce lo comunichi, direttore, ok?
Voglio anche sapere che cos'è che mi hanno dato. Ma era da solo lì? Cioè, c'era solo. C'era uno stupido. No, ma c'era il fratello e c'era il signor Aku. Non mi ricordo. C'erano altri testimoni, ma naturalmente erano tutti in combutta. Chiaro, chiaro. Ragazzi, io penso che sia stato proprio il signor Asso perché mi ha dato lui la bottiglia. Gli altri non credo che si siano avvicinati da me. Perfetto, a posto. Appena so qualcosa vi farò sapere, insomma. Perfetto. Esatto, ci tengo aggiornati. Assolutamente. Si vorrà comunque del tempo, nel senso non è un'analisi certo. Tutto il tempo che le serve. Perfetto, ottimo. Benissimo. Mi dica, signora Alba, giusto? Mi ricordo di lei. Sì, Alba, sì, ci eravamo incontrati davanti al negozio. Spero, io vi do il benvenuto a casa mia, signor comandante, lei sa che qua è sempre ben lieto. Se sono lieto a invitarla tutte le volte che vuole, posso dargli anche un mazzo di chiavi, tanto mi fido di lei, insomma. Volentieri, possiamo andare qualche volta in questa piscina, perché so che è una piscina bellissima. Adesso appunto stavo aspettando che arrivasse un po' di persone, no? Insomma, un balletto, poi magari un tuffino verso l'imbrunire, insomma, sarebbe stata una cosa un po' più carina, insomma. Volentieri, e vi do il benvenuto. Vi posso già offrire qualcosa? Sì, va bene. Sì, grazie. Volentieri. Ecco, magari. Ma cos'è questo? No, niente. Cioè, ok. Va bene. Se volete entrare, volentieri. Sì, andiamo lì nella sala da ballo. Sì, che non ho capito chi era arrivato. Che sento che ci stanno un attimo. Ha un certo languorino, Alba, nota. Ogni tanto sì, dopo che faccio tutto quel movimento delle corse. Ah, anch'io, sai? Cioè, in realtà speravo che ti dessero qualcosa qui, ma non so se c'è qualche cosina. A parte da bere. Che salto, ragazzi. Cioè, mi sono schianto contro il vetro. Ci manca solo questo. Guarda che particolare che è queste mura che c'ho. Qualcuno c'è di Marto Secco. Ciao Alfa. Okay. La... Yeah. Siamo. È sempre pericoloso buttarsi. Io non ci tengo. Devi imparare proprio... quando la gente muore. Proprio non ti puoi buttare. No.
Neanche un tuffo, niente. No, dopo l'ultima volta sono allergica. Non mi basta, guarda, 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 vieni qui, guardami. Guarda. Perché devono insistere? Non si sente. La gente muore. Voglio guarda, cadavere in casa. Guarda, guarda, seguimi. Mi scusi, sono svenuto. Ho bevuto un po' di acqua, sì. Rianima il legno, esatto. Ma che cavolo, ne sono tutte robe strane. Hai visto, è bassissima l'acqua. Ma perché? È una piscina per bambini? Sì, no, nel senso, dalla parte sinistra è più bassa, dalla parte destra è più alta. Sì, sì. No, vabbè, ma non ci tengo. Guarda quello quanto va veloce. Bisogna caricarla? Comanda, bisogna caricarla? No, no, non vuole farsi il bagno. No, non mi volevo bagnare. Anima in legno. Ma che ne so, quella puliva il pavimento, questo rianima in legno. Cosa, le robe strane succedono. Allora, andiamo di là a prenderci sopra, dai. Sì. È pure sanguinando per caso? Guarda, è paura. Io no, sì. Io no. Okay. No, no. La tua piscina avete più vicino. Sono grandissimo. Guarda il panorama. Veramente. Okay, quando giù troppo. Ammazza che vista che c'ha questa casa, eh. Guarda, e sapete la cosa più bella? Sì. Ogni tanto quando chiamo fatalità i Blaze, ok? Fatalità quella... però, fatalità, eh. E da quella curva lì che vedete, che sto indicando. Sì, sì. Loro sì. Non la vedono, vanno... E si schiantano sotto nelle rocce. Ogni volta che se guidasso, ogni volta mi metto qua e rido come un pasto. Sì, una volta ho dovuto portarli entrambi in ospedale. Come hai fatto a capirlo? Quello era il mio tragicomica. Me li bagnavo tutti. Ma solo più tragica che comica. Bel panorama comunque. Anche col tramonto. Sì. Ah, sì. Sì, sì, veramente bello. Sai, questa però è l'alba, non il tramonto. Ma no, questa è il tramonto. Ah, sì. Allora mi sono perso. Allora, se io devo andare un attimo, ci vediamo dopo. Mi sono perso quel mio divertimento. Buonasera. 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 Che dici, Alba? Ok, vado. Finiamo. Che vuoi fare? Ah, vabbè, questo sta anche andando. Quelli sono arrivati con un missile. Dai. Ok, allora dammi il tempo di rivestirmi e sì, andiamo. Sì. Ragazzi, si va tutti al tequila? Andiamo. È già finita. Posso dare un passaggio? Dimmi. Se vuoi io posso. Un... Esatto, no, pure ciascuno. Che intanto vado a prendere gli altri che sono arrivati adesso in cancello. Aspetta, mi okay, andiamo. Cosa? Dimmeli di. 74. Mi allontano. Direttore, io la saluto e la ringrazio per l'invito. Ci vediamo alla prossima festa. Va bene, perfetto. Grazie a tutti, buona serata. Una buona continuazione. Ciao ragazzi. Ciao. Vi accompagno fuori che arriva. Qui la festa. Capito, oh, sempre sì. Con gli stessi vestiti che puzzano. Se l'avevo detto assurdo. Che avrebbero avuto questo vestito, figuriamoci. No, ma chi è il vostro stilista? Io sono l'unico perché non ho fatto in tempo a cambiarmi, sai, io stavo fatturando. Ah, lui stava certo. Fatturando, hai capito? Però non c'è problema, i pettorali li metto comunque fuori. Ma come bianco? Ogni tanto passa in palestra e ti faccio vedere come si alzano 4 grammi e mezzo. Sì, lo sappiamo che è in grado di alzare una per lei. È mostro il membro della palestra, se vuole. Ma io non l'ho vista mai, non l'ho vista mai in palestra io. Perché è aperta H24, io vado alla sera. Ah, okay. Che cazzo di occhiali ti sei comprato? Sì, io 1200 euro di occhiali me l'ha fatto il cinese. Ma no, ma 1200 euro, miglia. Nessuno ha regalato una rosa a questa ragazza, ammazzalo. Oh, ma che galante. Visto? Sì, questi... parassiti qua che ci sono qui intorno, non ci hanno nemmeno pensato mai. Guardi, io se vuole ho del whisky per lei. No, la rosa è buona solo all'inizio, perché dopo poi in testa. Ma come, non le piace del whisky? La vodka? No, però. Guardi, il suo whisky proprio ne faccio a meno. Mamma mia, mamma mia. Come che si faceva? Non se mi mio ricordo, fratello non si mi ricordo. Non è colpa mia. Poi perlomeno si dovrebbe un po' cambiare vestito per...
cercare di avere una sembianze, delle sembianze un po' decenti. Guardi, la stupirò adesso. Ah, beh, ah, quelle mutande ce l'hanno tutti. Ridicolo. Ridicolo. Ah, ah, sì. Ah, comandante, non so se ha sentito, quelle mutande ce le hanno tutti. Io mi chiederei come faccia a saperlo. Perché per il semplice motivo che ci sono altri fessi che si fanno come lei. Per il semplice motivo che non avviso il comandante cosa fa fuori servizio. Se avete questi gusti, a mano. Ah, adesso non mi cambia nulla. Per il comandante, cosa farà mai? Non meglio non saperlo. Meglio non vedere delle foto che girano. Ma le foto sono pubbliche, hanno viste tutte, è inutile che. Adesso ancora con questa storia delle foto, ormai puzzano quelle foto. Ma poi scusate, che roba è che il pubblico ufficiale si può divertire? Scusate. Ah, no, no, infatti. Era semplicemente poi che stavo lì alla vanilla, niente di che. Guardi, guardi, guarda il signor Blaze dietro, guarda. Oh, guarda, un cervo. Ah, ma lei il signor Blaze, pensa, si è cambiato, ha fatto lo sforzo. Se con lei che non regiva e che non ha detto la vuole qualcosa da bere? Guarda Alba, si è fatto la doccia, giuro. Era da 93 che non pensavo ci facesse la doccia. Immagino. 85. Ma qua il capo responsabile di casa dov'è? È andato sopra. È andato a dormire, mi sa. Addirittura. Vabbè, andiamo anche noi. Buona continuazione. Sì, ma comandante, parli per lei. Sì. Se la signorina vuole. No, eravamo rimasti che andavamo. Per questo mi sono permesso. Io sono venuta con lui poi, non è che mi posso. Vabbè, accompagniamo noi. Fuori in garage ci sono. Per carità di Dio. Alba, fuori in garage ci sono tanti bei macchinoni che valgono di più di quello del comandante. Ragazzi, ma non penso proprio. Se guidi, non bevi. Se bevi non guidi, se beve guido, ma voi guido pensate io. Veramente di poter comprare qualsiasi persona con un po' di soldi? No, assolutamente no. No, no. A me sì. 5.000 e sono vostro. Ah, amica. Beh, figuriamoci. Noi diciamo solamente che i soldi non fanno la velocità, ma comunque non sì, ci fanno schifo. Sì, ma voi siete proprio abituati a comprare le persone con questi soldi. Ci si è fatto un'idea. Ma gli ha fatto il lavaggio del cervello. Io prima non ho visto nessun tipo di spogliarello. Cioè, che... Non l'hai chiesto. Se vuoi andiamo su in quella stanza e risolviamo subito. Ah, sì, sarò proprio curiosa. Oh! Andiamo. Ciao, Spider-Man. Ma ho appena mangiato, me ne viene. Vai su. Ma dov'è? Ho appena mangiato, mi evito lo shock. Ricordati, passo, soldi non fanno la velocità che vuoi. Tanto ti passo. Inizia a fare un po' di stretching. Sì, cioè. I cocktail. Certo. Dici il codice? 74. 74. E saluto al sole, asso. Quello un po' meno un saluto al sole. Non era voluto. È un istinto un pochettino. Istinto primordiale. Esatto. È un istinto d'animale, qual è lei, signor Blaze? Che paroloni forti, però, comandante, non so io. Ah, Blaze, Blaze. Ma comunque, qua nessuno che vuole bere, siete tutti sobri, non ho capito. Oh, passa pure. E tanto santo la paga lo stesso la fattura, no? Assolutamente. No, sto aspettando. Sì, no, ma cioè... mi recuperi. Non mi funziona bene, Madonna. Cosa vuoi? Ti ho portato serve una stanza per uno spogliarello. Sì, dammi tutto quanto. Ti salgo un attimo sul piano di sopra, prendi una stanza che vuoi, non ho per scatto, dai. Alba, quando vuoi. Santo ID. Quanto dura? 74 74. Quanto dura sto spogliarello? Quanto vuoi tu, amore mio? Va, andiamo a vedere. Forza. Attenzione. Guidami. Guidami, non sono la produttrice di casa. Dimmi il tuo ID, asso. Dimmi il tuo ID. 57. Comandante. E c'è niente? No, vediamo tra un paio d'ore, ragazzi. Contiamo i secondi? Ma dove si entra? Di qua non si entra, vieni. Fatti. Te vieni sempre in giro scalza? Inizio a urlare asso, inizio ma sì, tanto ormai. A interessarmi. E come ormai? Beh, perché sennò ero troppo alta, perché siete dei nani. Ah, questo è vero, questo è vero. Allora, c'era...
Okay. Ragazzi, questo è il clou della serata. Andiamo giù. Spoglierare di signor Asso qua. Vediamo. Poi che c'è? No. Due ore. Oddio, mi ero incastrato. Però vanilla mi esce meglio per lo spogliarello. Certo. Addirittura in bagno. Vuoi farlo in bagno? Boh, vabbè. Non c'è proprio l'atmosfera. Vieni, vieni. Proviamo qualcosa di meglio. Meno. Qui? Ti va bene? Ah, sì, perfetto. Che bello. Bellissima. Hai visto? Sostanza. Hai visto? No, non bevo. No, non sono in servizio. Ti piace? E la porta non si può chiudere. Ma già mi sono fatto due whisky. Allora. Vediamo se mi ricordo come si fa. Ma scusa, ma non la fai con un po' di musica? La musica però qui la posso fare, te la posso cantare io la musica. Va bene. No, guarda, non ti conviene. La canto io, non ti conviene. Allora, vediamo come mi ricordo come si fa. Ti faccio un trucco di magia intanto. Dovrebbe uscire una colomba. Ah, no. Ops. Bello. No. Queste... Aspetta, aspetta che qua c'è qualcuno fuori, eh. Teoria. O no? Perché si sentono le voci Ok, da sopra, mi sa. no. Allora, lo preferisci qua o lo preferisci al vanilla il pogliarello? Beh, basta che ci diamo una mossa, non è che posso stare fino a domani. Siediti sulla... Siediti sul divano. Sul Una divano, parola sul grossa, se letto. dici in casa. Non sono capace. No. Sul divano, quale divano? Certo. Quale divano? Sul letto, semmai. Il letto, il letto. Buonasera. Chi è? Sì. Aspetta. Dio mio, siamo proprio alla Giù come porta si qua, fa? ragazzi. Ma scusa, ma Vicino. mi sembri proprio per niente esperto. Mi sembrava che eri, cioè. Al Entri vanilla la mi viene porta, a meglio, tu che destra c'è una dici? scala, Vabbè, scendi allora poi sempre rimandiamo pure il dritto e vanilla, c'è. dai. Puoi fare altro in questo bellettuccio? No. Allora, com'è No, andato mi questo preferisco. spogliarello? Ah, come al solito non si è concluso niente. Solito pagliaccio Blaze, lo sapevo. Sono emozionato di fronte a una cosa del Guardi, perché genere non cambia il nome commerciale dell'azienda in Blade Pagliaccio SPA? Questa me la tengo, dai. Anche Circo Blades. Vieni qua al garage, che la macchina è qui in garage. Mamma mia. Sembrava Praticamente manco lo hai parlare. distrutto, Manco, manco, sì, manco praticamente. parlare. Ha detto che Non se rimanda a l'aspettava, Vanilla di non se venire. la... Ma appunto, per quello Non se apposta. l'aspettava che Certo. accettavi. Dove andiamo? Ti lascio a casa? Sì, lasciami a casa. Ok.